Nelle megalopoli, gli ingorghi di traffico e di problemi ambientali sono gli stessi temi caldi in tutti i continenti. In queste circostanze, la necessità della gente di mobilità per frequentare il lavoro, la scuola e anche per i momenti di ricreazione non può essere soddisfatta con i soli mezzi privati. Daimler è un fornitore di mobilità con diverse possibili soluzioni, quale una gamma di autobus da usare come un sistema di trasporto coordinato negli ambienti urbani. Di cosa il trasporto pubblico urbano sarà capace in futuro è dimostrato dall'autobus urbano semiautomatico con City Pilot, che funziona ancora in modo più sicuro, efficiente e confortevole rispetto agli autobus convenzionali. La connettività di più telecamere e sistemi radar con data fusion permettono di catapultare l'autobus da città verso il futuro. Mercedes-Benz sta mostrando questa spettacolare tecnologia in una piattaforma tecnologica altrettanto spettacolare, la Mercedes-Benz Future Bus con City Pilot. Questo bus futuristico migliora ulteriormente l'attrattiva dell'autobus come mezzo di trasporto. Questo vale soprattutto per i passeggeri, ma anche per i conducenti e gli operatori. Tutti e tre i gruppi beneficiano di un design rivoluzionario e dalla tecnologia trailblazing. Il bus diventa tutt'uno con l'ambiente, sia in termini di design esterno ed interno, della tecnologia impiegata per muoversi lungo la sua linea dedicata e per comunicare con l'ambiente circostante. La tecnologia del City Pilot di Mercedes-Benz Future Bus è basata su quella dell'autonomia di guida dei camion Mercedes-Benz Actros con l'Agway Pilot presentato 2 anni fa. Essa ha tuttavia subito un sostanziale ulteriore sviluppo specificamente per l'uso in un autobus da città, con numerose funzioni aggiunte. Il City Pilot è in grado di riconoscere i semafori, comunicare con loro e percorrere in modo sicuro incroci controllati da loro. Si può anche riconoscere gli ostacoli, soprattutto i pedoni sulla strada, e frenare autonomamente. Quando il bus si avvicina alla fermata, automaticamente apre e chiude le porte. Non da ultimo, è in grado di guidare attraverso i tunnel. È dotato di poco meno di una dozzina di telecamere a scansione della strada e dintorni, mentre i sistemi radar a lungo e breve raggio monitorano costantemente il percorso. Vi è anche un sistema GPS. Grazie alla fusione dei dati, tutti i dati ricevuti creano un quadro estremamente preciso e consentono all'autobus di essere posizionato in pochi centimetri. Questo funziona già in pratica, come dimostrato dalla prima mondiale del City Pilot, su un percorso impegnativo che copre quasi 20 chilometri, con una serie di curve strette, gallerie, numerose fermate di autobus e che include alte velocità per un autobus urbano. Questo autobus urbano semiautomatico migliora la sicurezza in quanto allevia il carico di lavoro del suo conducente e nulla rimane nascosto alle sue telecamere e sistemi radar. Migliora l'efficienza, prevede uno stile di guida che consente di risparmiare l'usura, riducendo al contempo il consumo di carburante e le emissioni. Con la sua marcia uniforme e senza sussulti, migliora anche il comfort dei suoi passeggeri. Perché hai deciso di acquistare un'auto elettrica? Sappiamo che la Norvegia è un paese molto particolare per le auto elettriche e siamo curiosi di conoscere come mai hai preso questa decisione. Beh, l'auto è molto bella, quindi ho voluto vederla e dopo averlo provato ho detto wow, è fantastica! E poi ovviamente in Norvegia abbiamo ottimi incentivi per le auto elettriche. E anche questo l'ho valutato positivamente. Ora posso dire che per uno che guida un'auto elettrica è molto difficile tornare a guidare un'auto con motore a scoppio. Car for a while, it's very hard to get back to a normal car, I think. And is this to say that also you have Bisogna dire che tu hai anche delle auto termiche, guidi una Porsche e persino hai anche gareggiato in competizioni. Sì, ho fatto alcune corse in passato ed ora ho una Porsche. Sì. Sai, c'è molta gente che pensa che le auto elettriche siano contro le auto termiche, invece io penso che l'auto elettrica è una cosa in più.
It's one thing more. You can make a combination of both. Sì, è una cosa in più. Si possono avere tutte e due. La Porsche è molto bella da guidare, ma anche questa macchina è confortevole e ti offre una guida in relax. Ora vediamo un po' di pubblicità, sai, noi siamo un programma commerciale e viviamo della pubblicità, quindi tra poco torniamo con te e con altre novità dalla Norvegia. And in some seconds we will continue with you and with your news from Norway. Okay. Okay.